Ciao a tutti, con questo video vi voglio mostrare la metodica di verifica di un generatore per magnetoterapia a bassa frequenza, dove andremo a rilevare il campo magnetico sviluppato dalla singola bobina e messo a comparazione con il suo valore di picco con quanto dichiarato dal produttore. Come potete vedere, con lo strumento di misura, che è un gaussmetro che serve appunto per la rilevazione dei campi magnetici, andiamo a valutare il valore di picco espresso dalla bobina e lo metteremo a comparazione con quanto dichiarato dal produttore. In questo caso abbiamo una bobina che dovrebbe sviluppare 150 Gauss, ne rileviamo 140. Il documento che ne risulta è un documento di questo tipo, quindi ancora riportiamo le protezioni o le caratteristiche dell'apparecchiatura, l'indicazione dello strumento di misura utilizzato e il suo certificato di taratura. I valori riportati, eccoli qua, praticamente viene indicata quale bobina viene misurata. Viene indicata qual è la potenza dichiarata dal produttore e qual è la potenza rilevata dal nostro strumento di misura. Ovviamente a lato viene indicato sempre lo scarto in percentuale per capire se la macchina risulta ancora qualitativamente valida sotto il punto di vista terapeutico. Bene, spero che anche questo video vi possa essere utile, soprattutto per capire che la verifica di sicurezza elettrica purtroppo non garantisce che in questo caso le bobine possano emettere in modo corretto e di conseguenza essere anche terapeuticamente valide. Bene, ciao a tutti e al prossimo video.